Dica al custode Cardani di far entrare il carcerato Fortunato Roboni. Prego, si accomodi. Prego, si accomodi, conte Roboni. Le ricordo che nel caso lei non dovesse dire tutta la verità, andrà incontro alle sanzioni previste dal paragrafo 289 del Codice dei Delitti. Dia le sue complete generalità. E le ricordo che questo interrogatorio verrà trascritto integralmente. Prego. Io mi chiamo Fortunato Antonio, Conte Roboni, figlio adottivo della contessa Elisabetta Roboni, nella di cui famiglia vivo alla Fratta. Nacqui in Ferrara, ma dall'infanzia fui sempre alla Fratta, in casa Roboni. Ho 28 anni compiuti, sono nubile, di religione cattolica, e vivo con le rendite della famiglia Roboni a cui appartengo. Se si ricorda di essere stato altra volta esaminato dal signor commissario Lancetti e se abbia detto allora la verità. Io ritengo di aver detto la verità, ma siccome allora ero sbalordito ed ero confuso e inoltre mi si minacciava di prigione ancora più stretta, io so di aver detto delle cose che oggi non possono essere da me confermate. Io mi ricordo che, interrogato dal signor commissario Lancetti in modo brusco e minaccioso sul motivo per cui io non avessi portato alla polizia le carte carboniche che avevo raccolto, io soggiunsi di non averlo fatto perché il Villa mi minacciò nel caso io avessi reso palese la cosa. Il commissario voleva che io deponessi a suo modo, ma io gli facevo presente che la cosa non era come stava e come lui voleva che poi io confessassi. Ma lui, tacciandomi da scimunito, faceva ritrascrivere la risposta a modo suo. E a quel punto io non volli maggiormente alterare il signor commissario o inquirente con le mie opposizioni. E quindi lasciai scrivere quanto egli dettava e mi sottoscrissi a quel costituto. E poi un'altra circostanza che vorrei oggi qui ritrattare è l'avere io dichiarato che il Villa mi aveva spiegato qual era lo scopo della carboneria, cioè l'indipendenza d'Italia. Mentre non è vero che il Villa me l'avesse detto. Egli mi disse soltanto che lo scopo della società era quello dell'esercizio delle virtù filantropiche e il giuramento che io ho prestato non era che preparatorio. Allora, quando il Foresti mi convinse ad aggregarmi alla carboneria, mi disse che da me domandava quel giuramento come un puro atto preparatorio, giacché nel caso si fosse organizzata la vendita, io avrei dovuto prestare il giuramento con le dovute formalità. Ma, signor commissario, la vendita non fu mai organizzata. E quindi se ne deduce che io non sono mai stato veramente appartenente alla carboneria. Non sono mai stato un affiliato. La pregherei di abbandonare quel linguaggio palesemente ostinato e per conseguenza meritevole di maggior castigo. Io posso solo confermare le circostanze contestatemi e sto dicendo la pura verità. Chi si trovasse al vicino di cella numero 33? Ho sentito che vi erano Antonio Villa, Vincenzo Zerbini e Benvenuto Tisi. E se egli abbia mai parlato con questi suoi vicini coinquisiti? Sì, signore, ma ci siamo intrattenuti alla finestra parlando di cose indifferenti. Ma se non abbia anche talvolta parlato o con l'uno o con l'altro
sul tono dei suoi interrogatori? No, io non ho mai parlato né col Villa né col Foresti del tono degli interrogatori. Mi ascolti bene, signor Orboni. Lei aveva la possibilità di intrattenersi con loro e non era possibile che non domandasse consiglio o parere sulle sue impuntazioni. Noi avevamo inoltre prova che lei parlò a lungo e col Villa e col Foresti, e non solo dei suoi esami, ma anche del modo in cui lei doveva rispondere nel caso fosse stato riesaminato. Sì, però il Villa aveva detto a me e agli altri che aveva deciso di bruciare gli effetti in forza della decisione dello scioglimento della società, e spinse a fare anche noi altrettanto. Allora, io raccolsi gli arredi e col Villa si era deciso il giorno in cui si dovesse andare a bruciarli. Ma io poi, proprio quel giorno, dovetti partire e quindi la risoluzione andò a monte. E in questo modo gli effetti che poi mi sono stati perquisiti sono rimasti da me. Lei conosceva buon conto che quanto si diceva nella Costituzione della società era tutt'altra cosa di quanto lei ha prima affermato. Questa carta fa chiaramente capire che si mirava a trucidare qualcheduno. Questo qualcheduno era il tiranno. Quindi lei non può sostenere di non conoscere lo scopo della segreta società. Ma io non sapevo e non potevo sapere il significato delle parole che ho copiato materialmente. Perché io vedevo in tutto questo qualcosa di misterioso, qualcosa di astruso. E quindi io da tutte queste carte che ho copiato non ho potuto trarre nessuna vera idea della società carbonica, anche perché non si dice di quale tiranno si parli. Senza aver bisogno di spiegazioni o decifrazioni di sensi mistici, quello della carta consegnata, contestatagli, è chiara e letterale. Qui si parla letteralmente. Lo scopo della società vi si palesa senza oscurità, ed era la distruzione del sovrano, giacché chiaramente si dice che l'accetta doveva tagliare il capo al tiranno sul trono. Ma io, signor commissario, non mi sono fatto questa idea della carboneria. L'indipendenza dell'Italia non poteva ottenersi se non con la previa distruzione dei vari governi e del nostro. Per questo oggetto bisognava che la società avesse pensato anche ad un piano di agire e da quei mezzi che soli potevano approntare questo cambiamento politico della nazione. Che cosa abbia egli sentito su questo argomento? Io ho capito benissimo che l'indipendenza d'Italia non si poteva ottenere senza la distruzione dei vari governi che la dividevano e che perciò sì, anche la società era contraria anche al nostro governo. Io poi però non so e non ho mai sentito parlarsi né di piani né di mezzi con i quali lusingasse di ottenere lo scopo che si prefiggeva. Mi dica sinceramente, che giudizio si è formato della società dopo che lesse e copiò il catechismo di maestro? E dopo che vide le pene terribili proclamate dagli statuti e il modo con cui la società le mandava ad esecuzione? Io confesso che letto quel catechismo di maestro e le pene stabilite dagli statuti, sì, ho giudicato che quella era una società perversa e contraria ai governi monarchici. E quindi, sì, ho sentito quell'orrore di cui ho già parlato precedentemente. Lei ha mai manifestato al Villa la sua avversione contro queste massime della società? No, perché io non mi fidavo di parlargli di ciò. Io, come ho già detto, gli manifestai unicamente l'intenzione di ritirarmi da una società la quale aveva evidentemente uno scopo diverso da quello che lui mi aveva prima indicato. Che cosa sappia addurre a sua difesa?
io non posso che raccomandarmi alla sperimentata umanità e giustizia di questo tribunale. La mia ragione, signor commissario, mi fa capire che chi non commette dei fatti criminosi non può essere ritenuto colpevole di delitto. E dunque anche chi non commette fatti che tendano al sovvertimento di questo governo non può essere giudicato colpevole di reità di Stato. Signor commissario, quali sono i fatti pertanto che mi si addebitano o che si volessero addossare alla società di cui feci parte? Non si raccolsero armi, non si raccolsero munizioni, non somme di denaro, non si arruolarono soldati, non si procurarono relazioni con potenze estere che potessero in qualche modo essere un pericolo per questo governo. Allora, quando mi si disse che lo scopo della società era l'indipendenza d'Italia, io non potevo comprendere e non compresi che la medesima volesse sovvertire questo governo. Ma come anche l'intenzione di un delitto in una sola persona, non seguita poi da alcun fatto che la mandi ad effetto non la costituisce delinquente, anche la sola intenzione criminosa della società non la può rendere cospiratrice contro questo governo. E poi, signor commissario, si vuole che io abbia contribuito alla diffusione degli scritti carbonici, ma io ho solo consegnato al Villa gli statuti perché lui mi ha detto che li voleva dare a un tale dal fiume. E quindi io che cosa ho fatto? Non ho fatto altro che restituirli a chi me li aveva dati, senza avere nessuna intenzione né di cooperare in tal modo alla diffusione dei medesimi o alla propagazione della società. E quindi, lusingandomi di vedermi in breve restituito alla famiglia, io prometto solennemente e ammaestrato dai mali sofferti che io saprò per l'avvenire essere un suddito fedele ed onesto. Bene. Ora sottoscriva il presente protocollo. Accompagna il carcerato alla sua cella. Scriva. Sulla condotta dell'inquisito durante la sua detenzione nulla emerge a lui sfavorevole. Si contenne con la dovuta rassegnazione e rispetto. Egli diede a dividere un carattere caparbio, duro e ostinato. Pareva che non avesse avuta una scientifica educazione. Del resto, il consenso, quantunque non abbia in lui rimarcati degli evidenti segni di pentimento, non lo ritiene capace di macchinazioni che esigano molta prudenza e malizia. Ehi, pare assai facile a ricevere quella impressione che gli dà la persona nella quale egli abbia collocata la sua confidenza. La sua salute pare vigorosa.